Allora, dico, al termine di tante ore di registrazione, noi ci concediamo una sosta di pausa in, nel cosiddetto orto in questa piccola corte della, di Casa Valtorte di cui abbiamo parlato più volte, anche per le trasformazioni subite nel corso degli anni. E quindi, oggi, prima di ripartire, io sono con Anna Matteoni nell'orto. Anna Matteoni. È la custode della casa di Valtorta è a disposizione dei visitatori. Purtroppo non abita nella casa, però ha lasciato il suo numero di cellulare sulla porta e gradisce che le visite vengano prenotate, che non vengono all'improvviso, no? Eh. Eh. Ora vogliamo sapere da Anna com'è che lei si trova qui. Come ha fatto lei? di sua iniziativa o come è avvenuto che lei un bel giorno diventasse il, la custode di, di Maria, della, della, carta di, della casa di Maria Valtorta poiché eh, Marta ormai era in fin di vita e poi morta pure poi c'è stata tutta la fase di restauro per cui la casa è rimasta chiusa per un certo tempo non so se per un anno o due quindi una volta restaurata noi l'abbiamo riaperta ai visitatori però bisognava che ci fosse una persona eh, disposta ad accogliere i visitatori ecco, ecco. quindi ecco, adesso la parola ad Anna Ecco io sono stata chiamata diciamo dalla signora Claudia sarebbe mia moglie sì. la, la moglie di Emilio Pere... sapevano che avevo già letto l'opera che ero stata unita con Marta per tanti anni dall'85 quando sono venuta a conoscenza di quest'opera eh, tramite una mia amica di Montecatini. Ecco, che, forse a sarebbe come permessa che tu mi spieghi come hai conosciuto Marta. Eh, infatti, lo dicevo. Ecco. Sono venuta qui eh, con una, questa mia amica di Montecatini che lei già conosceva quest'opera, la, 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 la leggeva e ogni volta che aveva occasione di venire a Viareggio diceva lei che veniva a pregare sul letto di Maria Valtorta. E io quella volta che me ne parlava a me personalmente eh, gli ho chiesto, ma e chi è questa Maria Valtorta? Dice, ma è una. E che è stata per tanti anni questo letto di sofferenza, ha scritto la vita di Gesù, mi disse un po' in sintesi qualcosa. Io mi incuriosì, anche perché sono cresciuta dalle suore io. Dall'età di tre anni a quindici anni sono stata in collegio, quindi di mistici, di santi e tutto ne avevo sentito parlare nella mia vita. Mi, mi ha sempre aiutato anche questa cosa. E, e lei mi fa, se vuoi venire con me oggi pomeriggio, mi ha detto che alle 4 la Marta che è la signorina che è custode della casa mi apre. Io sono venuta anzi, subito ho detto sì, sì, ero proprio ispirata a volere avere questa curiosità, era una curiosità inizialmente. E vengo qui con questa signora e come vedo la Marta che ci apre la porta io esclamo subito col mio modo di fare semplice. Ma io la conosco. E la Marta rimase un po' stupefatta perché mi disse "Come mi conosce?" E eh, dico perché io ho lavorato qui più avanti, sempre qui in via Fratti, in un negozio di borse che ora non c'è più, però il fondo esiste sempre. E poi non solo, fre frequentavamo la solita parrocchia. Quindi e la, e la Marta la vedevo sempre in chiesa, e nella solita panca, quando si entrava nella chiesa laterale di San Paolino, la solita, appunto, per, io l'ho sempre vista lì, per tanti anni che ho frequentato, perché poi sono, mi sono spostata dal centro, sono stata più in periferia, ho cambiato parrocchia. Però lei, era, ecco, era una persona che la conoscevo per vista, anche perché passava davanti al negozio dove io lavoravo da commessa e, e due o tre volte al giorno, ma la vedevi perché era particolare: era minutina, bassa, col passo svelto e quindi mi aveva dato all'occhio, ma semplicemente così. Allora, quando gli spiego mh, che l'avevo conosciuta così soltanto per vista, e lei ci fece entrare questa mia amica, lei pregò perché sapeva quello che era avvenuto tutto in questa stanza, io ancora no, sono rimasta un po' lì sulla porta, guardavo la stanza, le cose su pelletti, le cose che conteneva la stanza, così, semplicemente come una visitatrice. E poi la Marta, quando la salutammo, mi disse, beh, visto che ti viareggioci, quando vuole venire, dice, come dire, <ride> venga pure, no? Beh, fu qui richiamo. che mi ha cioè, attirato, che io poi di lì ho cominciato a venire, non subito il giorno dopo, però non mi ricordo ora e dopo quanto tempo che ho cominciato a passare, venivo in viareggio a fare la spesa perché abitavo sempre vicino qui alla stazione, <ride> quindi eh, magari mi sentivo dentro di me desiderio di suonargli, fargli un saluto, dicevo posso fermarmi un attimino in camera, vieni, vieni, mi faceva la Marta, anzi mi dava del lei, per tanti anni, i primi tempi ci si dava del lei di entrambe. E... E io ovviamente come tutte le famiglie avevo tante cose da, da chiedere a questa Maria, però c'è stato ribello che una di queste volte che ero venuta, Marta mi aveva detto, perché io dissi ma come si può trovare qualcosa da leggere? E lei mi disse che voglio conoscere. dico: ma la mia amica ha detto che sono tanti volumi. Dice, beh dice Io te, eh, gli presto l'autobiografia. Intanto legga quella. E mi è stata veramente utile. È cosa che dico a tutti i visitatori che, io, che magari hanno letto due o tre volte l'opera e non conoscono la vita di Maria Valtorta, dico sempre, leggete prima l'autobiografia, perché si capisce perché Gesù l'ha scelta quest'anima. Proprio è, è importante perché ti porta poi a capire tante cose durante tutto. E allora lei, infatti, questa cosa me la prestò e la lessi in due giorni e una notte, quando gliel'ho restituito con le lacrime agli occhi, perché mi era probabilmente commossa, ma ogni volta che la rileggo mi commuovo. È la settima volta che la rileggo. Io, ogni volta che leggo l'audiobiografia, mi commuovo ancora che ne parlo. Quindi, eh, poi cominciai a comprare i poemi dell'Uomo Dio. Allora il titolo era quello. Non c'era nessuno a Viareggio, come non c'è ancora nessuno che li vende. Allora, tramite una libreria vicino alla eh, chiesa di San Francesco, in via Garibaldi, cominciai a comprare, a ordinarli. In otto mesi li ho bevuti, questi 8 dieci volumi. Poi Ho dovuto ricominciare da capo perché non ricordavo niente. Insomma, è andare avanti questa mia lettura negli anni. Nel frattempo, io però ho continuato questa amicizia con la Marta che piano piano è diventato proprio quasi come mamma e figlia. Con gli anni, lei andava nell'anzianità. Nell io avevo più tempo da, magari da dedicargli perché i figlioli erano già più grandi, fidanzate, insomma, se avevano meno bisogno di me, che stessi sempre lì a portarmi dietro in bicicletta come avevo sempre fatto. E quindi quando aveva lei visitatori che avevano, sapeva che era un gruppetto qualcuno, mi chiamava prima mi diceva: Manna, mi viene a dare una mano, perché aveva paura che lei, insomma, abitando, qualcuno si intrufolasse nelle stanze. Quindi io stavo attenta che non... stavo sulla porta, lei parlava, un poco, eh, perché la Marta non è mai stata di molte parole, soprattutto sulla Valtorta e sull'opera. Lasciava che fossero le persone a esprimere quello che avevano, quello stesso è stato per, con me. A me non mi ha mai raccontato niente di personale di Maria, di lei con Maria, se ho saputo la sua vita con Maria, l'ho saputo proprio del, del suo libro Marta, e la, una vita di, con Maria Valtorta, perché lei non ha mai, lei sarà molto riservata su queste cose, e siamo diventate proprio unite, negli ultimi anni l'aiutavo perfino a farsi il bagno, perché eh, aveva gli sì. suoi anni, sì. e gli facevo tante cosette personali, ma perché, per affetto, proprio, non volevo nessun e ogni tanto mi faceva qualche regalino perché io non volevo assolutamente niente. Poi lei si è fatta male, è cascata, insomma ha passato gli ultimi quattro anni dalle barbantine e lì la andava a trovare sempre, io perché anzi mi dispiaceva di questo suo allontanamento dalla casa, perché quando venivo qui a trovarla, non dico proprio come in chiesa, però mi sentivo un po' quando passavo dalla porta che ci si fermava qui in salotto, anche la sera quando mettevo da lavorare, no? passavo un attimino a vedere se aveva bisogno di qualcosa e Quindi questa è dispiaciuta a lei ma anche a me perché la sape... sapevo che lei soffriva di non poter stare qui in questa casa. Poi io continuare comunque a leggere l'opera per tanto tempo e lei negli anni prima che, che succedesse questa disgrazia del suo casca... cascata che si è rotto il femore, un giorno mi disse parlando qui nell'ingresso che si faceva delle lavorette all'uncinetto, avevo imparato proprio da lei a fare tante cose all'uncinetto. E... Ma chissà, diceva lei che fine farà questa casa. E io dico, Marta, ma come che fine farà? Dico, e il Signore dico, ha detto che questa resterà la sua piccola casa di Nazareth, scherza. E lo so, dice, ma i padri, quelli là mi disse, non so perché. I padri, i servi, servi di Maria. quelli là, i servi di Maria, dice, non so se che, 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 non ha avuto neanche l'opera, come fanno? Dice, prendi cura della casa. Lei lo sentiva che non avrebbero. E io dicevo, non ti preoccupi, Marta, vedrà che il Signore penserà. Non permetterà che una cosa così venga distrutta o dimenticata, va bene. Poi succede nei avvenimenti: tutto che dicevo, la Marta si è, è infermata. Poi, 5 ottobre, morirà con grande dolore. E. 5 febbraio: 5 febbraio, 5 febbraio del 2001, 2001, 2001, sì. 2001, morirà. E quindi, quando io poi ho visto la casa passando, che era tutta con le impalcature. Ah, dissi fra me, meno male, fanno i lavori di restauro, però non sapevo se gli facevano il cebbe, i servi di Maria, perché non si sì, sì. domandavano nulla, no? Non sapevi del passaggio no, di no, proprietà? No, sì. no, no, sì. io queste cose personali ho detto, Marta, mai, io no, non poi ho Marta mai chiesto, no, mai no, chiesto, sì, ma neanche sì, io ho domandato, sì, No, noi glielo dicemmo quando era le barbantine, eh, che, mai... aveva, che avevamo acquistato, che ci aveva... Cioè c'era stata offerta in vendita la casa dei sì, servi di ma Maria, Maria e poi quindi la in Corelli. Ma lei non era in grado di capire tutto in maniera sì, completa, capì sicuramente. Forse le dispiacque anche un po' sì. che queste servi di Maria sì. ancora una volta avessero, avessero rinunciato, rinunciato alla casa, lei ci teneva. Tanto, Però tanto. finalmente era sicura che sì, le sì, passava che in mani sicure. Eh sì, in mani sicure, sì, anzi, sì, sì, ora sì. era proprio come sì. l'opera, che, che è passata in mani sicure dopo. E quindi lei, quando mi diceva questa cosa, qui io mai avrei pensato che un domani invece, terminati i lavori di restauro, io la, ho visto che avevano levato tutto in parcatura e frequentavo spesso quella via Fratte, venendo al mercato. E pensai fra me e me: dico 'Ma speriamo che sappi chi è che aprirà la casa perché avevo desiderio di vederla restaurata perché la conoscevo di prima. Dicevo, speriamo di poterla vedere, no?' E, e invece, una domenica mi telefonerà la signora Claudia, la moglie di Emilia, mi, mi dice, Anna dice, eh, volevo sapere una cosa, no? io la, lì per lì l'avevo sbagliata con la mia principale di dove lavorava la profumeria Serena, che, che si chiamava, chiamava Claudia. Claudia, anche lei. e cioè. io quindi in un modo eh, aperto e affettuoso le faccio, ah Claudia come sta, perché era anni oramai che eh, la, la profumeria era stata già venduta da altre persone, quindi eh, si vedeva ogni tanto, ma raramente, loro stanno più verso Torre del Laco, e allora io affettuosamente così, e lei capisce che avevo eh, sbagliata con un'altra, dice, no, sono Claudia Vecchiarelli, oddio mi scusi, insomma faccio le mie scuse per il modo come mi ero stata espansiva, e mi chiederà questa cosa, dice, lei conosce mica qualcuno per poter lasciare le chiavi per fare la custodia della casa, o se se la sente lei, me l'ha chiesto dopo se me la sentivo io. <ride> io lì per lì sono rimasta un attimo e subito ho detto sì, cioè un attimo così neanche che ho pensato, così ho detto sì. Poi ho riflettuto, ho detto mamma cosa vorrà dire fare la custode? Cioè non sapevo per me, io ho sempre fatto la commessa, avevo lavorato, ho fatto la badante si può dire, non proprio badante come le chiamano ora, ma insomma ho assistito le persone anziane. Quindi però non sapevo questa cosa qui, cosa, però visto questo sì, poi domani mattina mi hanno chiesto di venire qui alla casa perché loro poi sarebbero partiti e quindi mi dicevano apertamente cosa che avrei dovuto fare. E mi dissero che queste erano le chiavi, dovevo aprire quando venivano i visitatori, tenerla in ordine pulita, ovviamente, spolverarla. E, e io dissi: beh, io non lo so, provo perché semmai se c'è qualcosa che non va, voi me lo dite. E siamo amici come prima, nel senso, non ho firmato nulla per degli anni. Io l'ho fatto diciamo così. Mh, per prova sono stata, perché inizialmente non è che ancora veniva tanta gente, perché la gente non sapeva che la casa era già restaurata. E ho iniziato a questi iter dal 2003. E siamo al 2017, sono sempre qua. Aprire i visitatori, ancora poco fa, prima di fare queste inter interviste, è passata una signora a vista aperto, sicché sì si è fermata, non ha letto nulla, ne ha sentito parlare la sua amica, sicché sì ci siamo fermati lì un quarto d'ora, gli ho raccontato qualcosa, si è subito emozionata, perché siamo arrivati al punto da, cioè, cascate sull'assunzione della Madonna, che invece lei ne parlava come la morte. io no, la Madonna non è morta, allora gli ho spiegato tutto come è venuto l'avvenimento. Quando c'è la ripresente tu eri presente? Tu io, era, io gli ho detto, no. Lei mi diceva, ma perché San Giovanni non l'ha descritto? Ma non importa, San Giovanni ha scritto quello che lo Spirito Santo l'ha illuminato. Credeva scrivere. Siamo noi che Dio ci ha permesso. Perché lei, quando la leggerà, è come se lei la vedesse la, tutta l'assunzione della Madonna, come appunto la dormizione. Non esiste più la casa. Dice, ma dov'era Efeso? Non esiste più. La Madonna stessa dirà che la casa è stata distrutta. Nutri che dicevo, io, io sono stata a Intera Santa, questa signora mi a rire, mi dicevano, mi dicono che questa è la, è la casa della Madonna, quella è la, la, dove c'è la chiesa della tomba, non, non esiste tomba, la venerano, beh è importante che vengano la Madonna, noi sappiamo per chi legge la Valtorta come è avvenuta l'assunzione e è talmente bella, è talmente credibile perché San Giovanni stesso la veglierà per tre giorni perché… Non poteva pensare che il corpo della Madonna venisse distrutto, lui, lei che aveva portato in rembo il figlio di Dio. Non è vero che ci siano tutti gli apostoli come vengono raffigurati in tante raffigurazioni, la Madonna che viene ass eh, assunta in cielo con tutti gli apostoli, nulla, nessuno, ci sarà solo su lui. E questo dono Dio lo farà soltanto a San Giovanni, al puro, al vergine, con le colui che diciamo, aveviato e ha vissuto con la Madonna per eh, diversi anni prima che venisse portata al cielo. E quindi Dio le permetterà di vedere proprio l'avvicinamento di Gesù che scende quando la Madonna rientrerà il suo spirito e in l'ultimo tratto del paradiso lo faranno insieme. Beh, è una cosa proprio che si commuove ogni volta che si rilegge. Si rilegge un sacerdote che l'ha letta 20 volte nel mente che lo spiegava ai tutti i pellegrini che aveva portato, che erano 80 persone, aveva le lacrime all'occhio nel spiegare ai al gruppo di questo.